something new. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi andremo ad analizzare il terzo Legend Rising di fila che ci propone Bandai, ovvero The Crusher, contenenti Tarless e Goku del film contro Metal Cooler. Il banner è un po' pezzotto, vi devo dire la verità, perché tranne vabbè i due nuovi ci sta Radish che è inutile, Gohan giallo che viene sostituito da Tarless, Tapion paradossalmente l'unico decente perché 6 stelle magari può dare una buona Z ability al team, poi Bardock giallo, Tanks pur, Broly green, Metal Cooler red e Vegeta pur poca roba, Vegeta magari per lo Zenkai ma ovviamente non ce n'era bisogno. Purtroppo non so perché hanno questa mania ora di fare Legend Rising con le unit intorno veramente pessime. Comunque andiamo ad analizzare entrambi i personaggi che sono molto validi a parer mio. Goku Lead Type di colore green ha statistiche abbastanza buone, magari ha poca vita però le difese sono ok, non sono male. Strike Attack e Bass Attack nella media, Strike Attack magari anche un po' troppo bassine per essere un melee type, però considerate che lui poi recupera con le percentuali che adesso andremo a vedere. Porta due strike, di cui una sicura del 5% quando viene usata. Strike Attack ha un effetto aggiuntivo sulle special move, poiché ogni volta che voi metterete a segno una strike si bufferà del 20% la special per 15 timer counts. Questa è molto forte come passiva, perché 15 timer counts non sono pochi e anche il buff del 20% è una buona percentuale. Passiamo proprio alla special, che è il punto forte del personaggio. Deals Massive Impact Damage, ha un damage cut del 100% per 3 timer counts all'attivazione e ha anche la Blast Armor. Sta special è veramente assurda perché innanzitutto, poi come andremo a vedere, lui ha anche percentuali abbastanza buone. Ogni strike che tirerà se la bufferà del 20%, per 15 timer counts vuol dire che voi potete tranquillamente fare una combo intera e avere ancora i buff, forse anche due persino, non intere però due combo, forse riuscite anche a mantenere i buff della special. Quindi facciamo che tirate almeno 4 strike in quei 15 counts, già avete un 80% di buff sulla special. In più, quest'ultima quando la tirerete avrà un Massive Impact Damage di base e, proprio la ciliegina sulla torta, il 100% di damage cut, che così ignorerà qualsiasi tipo di cover, di damage reduction eccetera, e avrà un danno altissimo a dir poco. Questa special tu te la prendi una cannonata e non ci puoi fare niente. Molto forte soprattutto anche nel meta di Vegito, poi prevedo tanti one shot e la cosa è molto buona. Green Card, più 20% di stack damage inflicted per 15 timer counts e cambia le proprie blast con le strike, costa solo 9, molto buona, semplice, vi levate le blast di torno, vi mettete le strike, così potete continuare la combo e buffarvi la special mentre. Main Ability, si spawna una special move come prossima carta, recupera il ki di 50 che vi serve appunto per tirare la special e incrementa il card draw speed di 2 livelli per 10 timer counts. Servono 20 timer counts per attivarla, 20 timer counts per non fargli fare mai la Rising Rush nella prima combo, l'hanno fatto apposta. Però questo card draw speed 2 è osceno anche qui, perché voi tirerete la main ability col card draw speed di 2 livelli, vuol dire che tirate minimo 7-8 carte, quindi anche tante strike, magari avete anche una green in mano, tirate un sacco di carte, magari vi buffate di un 100% o più lo strike, la special move scusate appunto con le strike e tirate una special che è letteralmente un proiettile contro l'avversario. Z ability, allora 3 stelle tranquilla, 26% di strike attack per i movie, a 6 stelle un 30% di strike attack and defense per movie e Saiyan. Molto buona questa Z ability, ovviamente questa è una delle migliori, col 30% a doppia Z tab e anche doppio tag in questo caso, e io credo che questo Goku prenderà anche il posto di Goku Super Saiyan 4 Green nel Saiyan, poiché Emily è sicuramente ci gira molto meglio ed ha anche una Z ability migliore. Quindi a 6 stelle questo Goku si inserisce oltre che al movie anche nel Saiyan. Prima Unique,
più 30% di damage inflicted contro il tag regeneration e non può essere cancellato, applica i seguenti effetti a se stesso quando entra in campo. Si spawna una strike attack, ha un 40% di damage inflicted per 20 damage counts, ha un danno ridotto del 30% per 20 damage counts e ha un meno 15 sul costo delle special per 20 damage counts. Sono buoni buff, però sono tutti cancellabili, quindi dobbiamo un attimo stare attenti magari a non farci rilevare, anche se poi quando entriamo in campo ce li rimettiamo, quindi sicuramente questa è una buona cosa, però se magari rimane per ultimo e ve li cancellano, in pratica perdete tutto il danno che avete, in poche parole. Molto forte damage reduction del 30% per 20 timer counts, è una buona percentuale, sono anche tanti secondi, e ovviamente il meno 15 alla special move serve per tirare tante carte e poi avere il key necessario per andare a tirare la special alla fine. Seconda unique, applica i seguenti effetti: quando l'attacco del nemico è finito, recupera il key di 25 più 50% di stack damage per 15 damage counts, riduce il danno del 30% per 10 damage counts, non può essere staccato, e infine recupera la vita del 30% quando questo personaggio rimane con 50% o appunto inferiore all'attacco nemico finito e si può attivare una sola volta. Interessante questa unique perché qua non dice che il key e lo stack damage non è staccabile, quindi immagino che se magari vi tirano tipo due palline oppure dei pugnetti eccetera, questa percentuale scala, quindi 50-100% eccetera, più questa unique qui già cominciamo ad avere danni abbastanza alti. Però alla fine non è il fatto di avere danni alti in generale, è avere danni alti, anzi altissimi, sulla special, perché essendo fisica questa special move, vi ricordo che appunto scala con il vostro strike attack. Quindi più avete lo strike attack buffato, più questa special farà danni. Quindi consideriamo i buff sullo strike, più lui ogni volta che tira una strike si buffa appunto anche la special move, con un 100% di damage cut, questa, vi ripeto, vi tira una mina che non può essere parata in nessun modo e farà danni veramente alti. Mi piace molto questo Goku, molto offensivo, anche se ha uniche carine e meccaniche molto buone in generale, come il kit, anche il fatto di recuperarsi vita sotto il 50%, che lo rende un pochino meno squishy. Lui red stellato ce lo vedo bene, sia per un fattore di appunto stats, perché sicuramente devono essere alzate visto che di base non sono così alte, lui con tante stelle ha sia statistiche buone di base più queste percentuali che gli faranno fare davvero tanti danni. Non male, una buona aggiunta sia per il movie che per il Saiyan, ovviamente parlo a 6 stelle. Passiamo adesso a Tarless, giallo, Regen Type, anche lui mi piace molto, statistiche più bilanciate di quelle di Goku, ha meno difese però sicuramente un Blast Attack più alto e anche la vita come vedete, porta una strike e una Blast che non hanno effetti aggiuntivi, Special Move, deals maggior impact damage, infligge ai nemici un debuff sul kill recovery dell'80% per 10 timer counts. Green Card, incrementa il proprio card dello speed di un livello per 10 timer counts all'attivazione, e questa, attenzione, è staccabile, quindi se tipo entrate 2 avete un card draw di 2 per 10 timer counts in quel momento, e infligge agli nemici un attributo downgrade di 5 al costo dei sub per 5 timer counts, e può essere combabile con tutto ed è a lungo raggio, quindi questo è un po' come quella di Vegito giallo, tirate la green a lungo raggio oppure baby. È aumentato i sub, però attenzione, non è come quella di Omega Sharon che tirate la green card e aumenta i sub del personaggio e loccate. Qua è diverso perché aumenta i sub di quelli che ha in bench, quindi magari poi quando lui switcherà avrà appunto 15 counts per entrare con quel personaggio e non 10. Quindi attenzione, non è un lock alla Omega. Ultimate, deals massive explode damage, applica i seguenti effetti all'attivazione. 70% di damage inflicted che non può essere cancellato, un danno ridotto del 20% che non può essere cancellato, un 70% di key recovery che non può essere cancellato e infine un 30% sul damage cut, anche questo non può essere cancellato. Una ultimate assurda da buff veramente buoni e tutti non cancellabili, che sono perfetti per il meta. E nulla da dire, questa ulti è veramente scandalosa. Da buff buoni, ha un massive explode damage, quindi farà anche parecchi danni, veramente tanta roba. Main ability, si spawna la ultimate come abbiamo visto prima, si recupera la vita del 30% e il key di 30 e riduce il key avversario di 40, 25 timer counts per attivarla, 25 timer counts perché così non può prendersi subito tutti quei buff, però l'hanno più impostato sul mid late game, ok?
il 30% di vita recuperata, appunto, e per farlo stare in quel punto di game di nuovo con full HP o almeno vita verde ed essere full setappato. È una cosa ragionevole, ci sta. Z Ability. A 3 stelle abbiamo un 22% di Base Blast Attack per i movie e un 18% di Strike Attack per i Powerful Opponent. A 6 stelle abbiamo un 26% di Base Blast Attack per i movie e un 22% di Strike Attack per i Powerful Opponent. Interessante perché finalmente vanno a buffare questo tag, ovvero i Powerful Opponent. Per adesso abbiamo solo Zamasu, magari anche con questo Tarless cominciamo ad avere una strada per il futuro per questo tag, magari uscirà proprio una step up dedicata o qualcosa di simile. Comunque hanno veramente larga scelta visto che sono praticamente tutti i villain che ha affrontato Goku. Prima Unique, lui entra in campo e accorcia i sub-count di alleati di un count. Questo ovviamente è staccabile, quindi per esempio Tarless entra 5 volte in campo, voi avrete tutti gli alleati che avranno un meno 5 sui sub-count e potranno appunto rientrare ogni 5 secondi. Questa cosa è davvero sbroccatissima in mid late game perché il team gira fin troppo velocemente, è come se tutti avessero la Unique di 21 pur che entra con i counts dimezzati ed è qualcosa di insano. Infatti questa in late game sarà veramente assurda. In più applica anche i seguenti effetti agli alleati, non a se stesso, attenzione, solo agli alleati, per 60 timer counts da inizio battaglia, 25% damage inflicted e 40% di kill recovery, e entrambi non possono essere cancellati. Questa funziona un po' come Unique appunto da support. Seconda Unique, i seguenti effetti occorrono quando questo carattere entra in battaglia: un 30% damage inflicted che non può essere staccato, infligge a tutti i nemici una tribune downgrade del 20% dei damage ricevuti in più per 20 timer counts. Questo vuol dire che voi riuscite ad applicarlo minimo due volte ai vostri avversari, quindi per un periodo di tempo avranno un 40% appunto di debuff sul damage ricevuto a tutti gli avversari. Molto forte questa cosa dei buff perché è scomodissima, è un po' come quella di Rosé, però quella di Rosé dura per sempre fino a quando non gliela cancellano. Questa di Tarless è un 20%, però anche se gliela cancellano può rientrare in campo e rimetterla all'infinito e può anche staccarlo in quei 20 timer counts. Scomodissima, questa è veramente scomodissima. Poi applica i seguenti effetti a se stesso quando affronta un nemico. Questa è come quella di Goku Super Saiyan 4 Viola, quindi quando lui entra in campo e quando il nemico switcha prenderà questi buff. Si spawna una carta se ne hanno 3 o minore e ha un meno 3 strike di costo sia alle strike che alle blast per 10 timer counts. Questa gliel'hanno data perché lui, se non tira la green, non ha nessun tipo di card dello speed. Invece così, sia quando entra che quando appunto un nemico switcha, lui si pesca una carta in caso ne avesse 3 o inferiore e può continuare la combo, così come se avesse una sorta di card draw in pratica. Questo Tarless è una bomba, è veramente una bomba. Sicuramente deve tirare la ultimate, sì, prima di cominciare a fare danni eccetera, perché si deve setappare. Però tirata la ultimate, ragazzi, lui in pratica è full setup, ha dei danni veramente alti, ha anche un buon supporto per il team, perché questi sono buff per gli alleati non cancellabili, questi sono tutti debuff a tutti i nemici. Quindi considerate che 20% di debuff ai nemici più un 25% per gli alleati, già abbiamo un 45% fisso. Poi ovviamente i debuff agli alleati qualcuno può essere immune, però io dico di base abbiamo già delle percentuali buone sia per il team che per se stesso. Post ultimate fa veramente il macello, fa danni alti a tutto. Ce lo vedo bene, molto bene con Goku Green, perché il team gira più velocemente con i sub appunto dimezzati. In più lo supporta anche quel Goku già a danni alti, immagino col support di Tarless sia veramente esplosivo. E queste due sono buone aggiunte, sono veramente buone aggiunte, bei personaggi entrambi, molto validi sia per il meta attuale perché risollevano un po' il movie e questo Goku va a buffare anche Saiyan, sia per un futuro, perché sicuramente questo Tarless e questo Goku serviranno per quando poi ribufferanno il movie, perché sicuramente non è finita qui, oppure per esempio bufferanno Powerful Opponent, questo Tarless sarà must nel team. Pullare o non pullare? Io vi dico di sì, se avete un bel movie sicuramente pullateci, magari se non avete tanti CC non andate all'in perché calcolate che dietro l'angolo ci sta una step up, sicuramente me ne aspetto almeno una
per agosto, però questi sono personaggi molto validi. Il banner è quel che è un po' il discorso, è un po' come quel discorso di Goku Red e Vegeta Pure. Stessa situazione, personaggi molto forti, il banner intorno però lascia a desiderare. Quindi fate anche voi le considerazioni in base alle vostre crono e ai vostri team. Il video può finire qui, spero che l'analisi vi sia piaciuta e che sia stato il più chiaro possibile. Ditemi anche voi cosa ne pensate di questi due personaggi. Noi ci vediamo con il prossimo video e io vi saluto.